qualcosa, e quindi ci piace che la cultura, la conoscenza, l'arte, la musica, insieme diciamo delle attività che fanno cultura in senso lato, siano protagoniste in questi due anni. Quindi io mi fermo quasi subito solo per ringraziare Marco Galli che rappresenta il comune che è qua con noi, lo ringrazio e ringrazio tutti i rappresentanti della stampa. E poi dopo di me parleranno Chiara per quanto riguarda l'attività in generale, è lei l'anima di tutte diciamo, le attività che poi svolgiamo di qui a ottobre, anzi inizio di novembre. Concentrate nella domenica, ci sono delle novità anche per quanto riguarda la musica e altre cose quest'anno, e malgrado il Covid, ci ha tutti un po' come dire obbligati a stare fermi, a rallentare i tempi, i ritmi, eccetera, però poi la vita riprende e ci auguriamo che riprenda magari un po' più lenta, lenta nel senso che si perde tempo, lenta nel senso che si apprezza di più quello che abbiamo imparato ad apprezzare nei lunghi mesi in cui abbiamo dovuto sacrificarci in casa, in spazi ristretti, con la possibilità di muoverci molto limitata.